Buon Natale, bentornati o benvenuti se siete nuovi. Per chi non mi conoscesse, io sono Dunia e sono qui oggi con tre letture dedicate al Natale. Avete qui la possibilità di scegliere tra tre regali di Natale, contrassegnati da tre diversi oggetti. Per la prima lettura qui abbiamo Babbo Natale, per la seconda abbiamo l'omino di pan di zenzero e per la terza il pupazzo di neve. Mi raccomando, scegliete intuitivamente, vi do qualche secondo di tempo per fare la vostra scelta. E prima di lasciarvi alla vostra lettura, volevo aggiungere brevemente, per chi fosse interessato a fare un consulto con me, che è possibile prenotarla attraverso il mio sito www.theartistofdivination.com. Aggiungo inoltre, per chi fosse interessato nella pulizia energetica di uno spazio, che sempre sul mio sito c'è un'intera sezione dedicata a questo argomento. È possibile richiedere una consulenza al riguardo. E direi che questo è tutto. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ringrazio per i vostri commenti, per i vostri like. Vi auguro uno splendido Natale, qualunque cosa facciate e con chiunque festeggiate. Noi ci vediamo prestissimo. Buon proseguimento e buona lettura. Buon Natale a voi che avete scelto la prima lettura, per chi ha scelto il Babbo Natale. Quello che faremo oggi, andremo a vedere il vostro regalo di Natale, andremo a vedere il vostro messaggio di Natale e poi vedremo quello che c'è nel vostro sacchettino. Iniziamo con i tarocchi. Andiamo a vedere qual è il vostro regalo di Natale, andiamo a vedere qual è il vostro messaggio per Natale, mi raccomando. E guardate qua, abbiamo subito un pupazzo di neve che è il 3 di denari e il 4 di bastone. Andiamo a vedere qual è il vostro messaggio di Natale. Potrebbe arrivare qualsiasi cosa, per cui rimanete aperti. Allora, quindi un 3 di denari, un 4 di bastoni e un paggio di denari. E poi qui giù abbiamo un 8 di coppe, abbiamo un 6 di coppe e abbiamo gli amanti. Vi dico subito che guardando questa prima carta, il 3 di denari, che ci mostra questi bambini che giocano insieme e fanno un pupazzo di neve, ho sentito la frase "l'unione fa la forza". Per voi è importante in questo periodo stare con gli altri, condividere con gli altri, e ho la sensazione che questo periodo delle feste porterà per voi dei bei momenti di condivisione. Dei momenti di condivisione con gli altri che quattro di bastoni vi daranno serenità ed equilibrio. È come se improvvisamente vi sentiste molto più radicati e molto più stabili nella vostra vita. E questo è un messaggio che do soprattutto alle persone che otto di coppe hanno da poco lasciato andare un qualcosa e non ha importanza di che cosa si tratti, ma se avete. Mi viene quasi da dire un sapore nostalgico se avete dei pensieri tristi a volte rispetto a un qualcosa che si è concluso. Durante le feste, e secondo me anche nel mese di gennaio, avrete la sensazione di essere circondati dagli altri più del solito. È come se gli altri si unissero intorno a voi per sostenervi. Sei di coppe, ci saranno dei momenti d'affetto, di condivisione, che vi faranno sentire, durante le feste e anche dopo, più amati del solito. Ho anche la sensazione che riceverete tanti regali, ma uno in particolare, col paggio di denari e gli amanti, vi darà la sensazione di sentirvi amati. Vi sentirete circondati d'affetto ed amore, come non sentivate da tempo.
E molti di voi si sentiranno quasi proiettati nella loro infanzia, come se poteste rivivere dei momenti d'affetto e d'amore della vostra infanzia. Quindi per voi è importante, durante le feste, rimanere in contatto con gli altri, anche quando vi sentite tristi, anche se avete la sensazione che un qualcosa di importante se n'è andato e non ritornerà più. È per voi vitale stare con gli altri. E secondo me naturalmente le persone graviteranno verso di voi. Avete bisogno di rivivere, e così sarà in questo periodo, come dei ricordi di infanzia, come un'atmosfera che è andata perduta e che potete riconquistare. Tra l'altro trovo divertente che io ho parlato di un regalo in particolare che vi farà sentire amati, perché voi avete scelto Babbo Natale, come se Babbo Natale vi portasse un regalo che vi dà la sensazione di essere ritornati bambini e di essere amati. Quella sensazione piacevole di quando si è piccoli, di quando si corre sotto l'albero ad aprire i regali, è come se vi ritrovaste in quell'energia improvvisamente. Queste sono carte molto belle, che parlano anche di festeggiamenti, che parlano di celebrazioni, di scambi di regali, di uno stare con gli altri in modo felice. Andiamo a vedere quello che c'è dentro il vostro sacchetto. Allora, qui abbiamo due dadi. Qui abbiamo i sei cuori sopra il paggio di denari e qui abbiamo un asso di picche sopra gli amanti e poi abbiamo anche dei charms. E qui abbiamo la bilancia, la conchiglia, abbiamo la scimmia, abbiamo il ragno, il tutù, la rana, qui c'è la tazzina del caffè e qui c'è la macchina da cucire. Subito, guardando il ragno, il tutù e la macchina da cucire, ho pensato che qualcuno farà un regalo apposta per voi, come se fosse quasi un tutù cucito apposta per voi, come se fosse un regalo pensato nei minimi dettagli per voi. Ed è un regalo, questo regalo che vi arriva, è un regalo che è stato fatto per voi, pensato, che è stato quasi programmato, è un qualcosa che non vi aspettate minimamente. Ed è un qualcosa che pazientemente è stato architettato per voi, questo ce lo dice il ragno. Ed è proprio questo regalo che vi riporterà indietro nel tempo e che vi farà sentire di nuovo bambini. E ho la sensazione che in molti casi questo regalo avrà a che fare con un vostro talento, con un vostro dono, con un qualcosa che in parte è andato perduto o un qualcosa che da tempo non usate, non sfruttate, un talento che da tempo non usate e non sfruttate. Mi diverte questa conchiglia che sta proprio tra l'otto di coppe e il sei di coppe. Perché ho la sensazione che state andando in questo momento della vostra vita verso un periodo più felice, che ha veramente, insisto su questo, echi di momenti felici dell'infanzia. Proprio in questo momento è come se avessi nell'orecchio il rumore del mare, quello che si sente nelle conchiglie. È come se poteste sentire il rumore del mare, anche se il mare non c'è più. È come se poteste sentire, sei di coppe, il rumore dell'infanzia, l'odore dell'infanzia, anche se non ci sono più. E dove non c'è equilibrio nella vostra vita, o dove avete la sensazione che non ci sia equilibrio nella vostra vita, qui il caffè e la bilancia vi dicono che lentamente invece le cose stanno ritornando in equilibrio dietro le quinte. C'è un equilibrio di base ora nella vostra vita ed è come se, qui ci sono due charm che parlano di pazienza, il ragno e la tazza del caffè, come se doveste pazientare e prendervi tutto il tempo che vi serve in questo momento per godere di questi piccoli momenti per poi stare meglio e risentirvi al 100% voi stessi.
Vi dico di più, l'otto di coppe è una carta che ci dice sempre che si lascia andare un qualcosa di buono, ma lo si fa perché in realtà c'è un qualcosa di meglio per noi. E non è un caso che dopo l'otto di coppe ci siano il quattro di bastoni con sotto il sei di coppe, c'è un qualcosa di meglio per voi all'orizzonte. Si tratta solo di essere pazienti e di lasciare. Mi viene da dire al tempo la possibilità di rimettere le cose in ordine. Questo 6 di cuori sul paggio di denari mi fa pensare proprio che di nuovo quello che vi dicevo prima, che vi sentirete circondati d'amore e d'affetto. Ma poi il 6 è un numero molto concreto, un numero molto materiale che ci dice che riceverete dei doni, di nuovo, che riceverete dei doni che dimostrano amore e affetto. Il numero 6 è un numero importante per alcuni di voi, potrebbe essere anche una data, qui ci potrebbe essere anche un riferimento, non so perché, ma mi viene in mente adesso, quindi ve lo dico, riferimento al 6 gennaio, potrebbe essere una data importante per voi, potrebbe essere un'ora importante, magari alle 6 succede un qualcosa di importante durante il Natale, nei giorni a cavallo del Natale, o il 6 potrebbe essere il numero dell'abitazione di qualcuno. Qui mi dicono anche il numero delle persone a tavola in alcuni casi, però il 6 sarà un numero fondamentale. È un po' una conferma che vi serve in questo momento. Tra l'altro, qui abbiamo gli amanti, è il numero 6, e il 6 di coppe. Quindi il 6 è anche un numero che parla di anime gemelle. In alcuni casi, questo potrebbe essere un messaggio per alcuni di voi. Ci potrebbe essere un regalo importante, una proposta importante da parte di una persona amata, da parte di un compagno o una compagna. Ultima cosa importante, abbiamo qui il Charm della Rana che parla di trasformazione. C'è una trasformazione in atto nella vostra vita che vi porta su un piano molto più leggero. Il rapporto in generale con gli altri si alleggerisce. Diventa più divertente, diventa più leggero, mi viene quasi da dire più poetico. E infine ho la sensazione che durante questo periodo delle feste, questo me lo dice questo dado, una ferita del cuore si rimarginerà, come la sensazione che un nodo del vostro passato si scioglierà. È come se dei pensieri, magari assillanti o fastidiosi o scomodi rispetto a una questione, improvvisamente si dissolveranno, proprio perché vi sentirete molto amati. Spero che questo messaggio vi sia utile, spero che vi faccia piacere. Io vi auguro uno splendido Natale e noi ci vediamo prestissimo. Buon Natale, eccoci qui con la seconda lettura per chi ha scelto l'omino di pan di zenzero. Allora, andiamo subito a vedere con i tarocchi qual è il messaggio di Natale, qual è il regalo di Natale per voi. Mi raccomando, rimanete aperti al messaggio perché potrebbe arrivare qualsiasi cosa. Iniziamo con i tarocchi e poi andiamo a vedere quello che c'è nella bustina che avete scelto. Allora, qual è questo vostro regalo di Natale? Che cosa avete bisogno di sapere? Allora, qui abbiamo una regina di spade e un paggio di spade. Oggi le carte proprio. Poi abbiamo un 10 di denari. Mi divertono i denari in questo mazzo di carte perché sembrano quasi dei pomodori visti dall'alto. E qui abbiamo un 4 di denari e un re di denari. Eccola l'ultima carta. E un 3 di bastoni. Allora,
Allora, importante questo paggio di spade al centro. I paggi di solito sono dei messaggeri. E sotto questo paggio di spade abbiamo il re di denari. È in arrivo il messaggio di un re di denari. Voi siete nell'energia della regina di spade. Uomini o donne non ha importanza. Noi parliamo di energia. Siete in un'energia, direi quasi un po' chiusa, perché l'energia della regina di spade è un'energia giusta, è un'energia razionale, però a volte può essere un'energia un po' fredda e distante, con sotto un 4 di denari. È come se foste in un'energia un po' contenuta, no? È come se foste un po' sulle vostre, un po' sulla difensiva. È in arrivo il paggio di spade a, possiamo dire, disturbare in senso buono questa freddezza, questo distacco. È come se il paggio di spade, è come se il messaggio di questo re di denari arrivasse per rompere il gelo. Quindi è in arrivo un messaggio importante. Tre di bastoni è in arrivo da lontano. Secondo me era un messaggio che non vi aspettavate più. Quindi è in arrivo un messaggio importante e siccome viene mandato dal re di denari e questo messaggio porta il 10 di denari, è un messaggio assolutamente positivo. È un messaggio che porta stabilità, è un messaggio che chiude un ciclo, è un messaggio che porta ricchezza in alcuni casi. Io sospetto di dover tirare un'altra carta, perché questo 10 di denari avrà diverse sfumature, perché siete migliaia di persone. In alcuni casi sarà un messaggio concreto e pratico. Allora. Dieci di bastoni e sei di coppe. Allora, questo messaggio che è in arrivo da parte del re di denari, in alcuni casi vi alleggerirà di una questione pratica e materiale, vi alleggerirà di questo 10 di bastoni. Allora, in alcuni casi questo 10 di denari vi alleggerirà di un peso. È come se una questione pratica e materiale si andasse a sciogliere. In alcuni casi si potrebbe trattare proprio di soldi. Una questione economica che si risolve, che si scioglie, come se arrivassero dei soldi verso di voi. Potrebbero essere questioni che riguardano una casa, potrebbero essere questioni che riguardano un'eredità, potrebbero essere qui mi dicono anche questioni che riguardano una macchina. Come se vi poteste alleggerire di un peso economico, ma sembra quasi che proprio dei soldi entrino nella vostra vita per alcuni di voi. Un qualcosa che un tempo aspettavate, ma su cui non contavate più. Questo re di denari potrebbe emergere dal vostro passato. E anche qui ho di nuovo la sensazione che è come se fosse un messaggio che arriva dal lontano passato, un qualcosa di cui vi eravate dimenticati. Potrebbe essere anche un messaggio che riguarda dei familiari lontani, che riguarda una casa di famiglia. Ma è un qualcosa di assolutamente positivo, perché è come se ne ricavaste dei benefici pratici, quasi economici. Andiamo a vedere cos'altro hanno da aggiungere i dadi che abbiamo qui nel vostro regalo. Qui abbiamo il regalo e qui abbiamo le nuvole con la pioggia, che in realtà sembra neve e qui sta nevicando nelle carte. Allora, qui abbiamo i charms.
Allora, qui abbiamo la nota musicale, abbiamo il cavallo, abbiamo il lupo che ulula, abbiamo il coccodrillo che fa impressione vederlo così sulla neve, abbiamo l'occhio da là, abbiamo la calcolatrice, abbiamo il cane, un altro lupo che è diverso da questo, qui abbiamo la maschera. Interessante perché come tocco questa nota è come se avessi la sensazione che una vecchia canzone che non sentivate da tempo ritornerà a suonare. Quindi di nuovo, anche per voi sento degli echi dal passato, è come se un qualcuno che non sentivate da tempo comparisse per darvi una buona notizia. È una notizia, tra l'altro, che vi fa sentire protetti, vi dà quella sensazione che quello che è in arrivo è veramente un qualcosa di orchestrato divinamente. È come se in tutti questi anni foste stati protetti, è come se comunque in tutti questi anni qualcuno avesse tenuto conto di voi. In alcuni casi, di nuovo, mi ritorna questo messaggio. Potrebbe essere anche un parente, un lontano familiare, qualcuno che non sentite da tempo, che vi chiama per darvi un qualcosa. Quindi è un qualcosa di assolutamente inaspettato. È un qualcosa di materiale, quasi come se fosse. Una vincita di un. Mi viene quasi da dirla così, è come se fosse la vincita di una lotteria di cui avevate comprato il biglietto tanti anni fa e di cui vi eravate dimenticati. Questa è un po' l'atmosfera che si respira. E trovo interessante che è come se voi, lupi solitari, improvvisamente vi sentiste riconosciuti da un branco. Perché vedo tutti questi lupi, è come se voi vi foste distanziati da una situazione, da un qualcosa, e improvvisamente qualcuno ricomparisse nella vostra vita per andare a sciogliere, per darvi la soluzione finale di un qualcosa che avevate seppellito. E avrete veramente la sensazione che un qualcuno dietro le quinte non solo vi teneva in considerazione, ma a vostra insaputa in qualche modo vi ha difeso. È come se qualcuno a vostra insaputa vi avesse sempre tenuto in conto. Questa cosa vi farà sentire anche meno cauti e meno diffidenti rispetto alle persone. È interessante perché adesso ho sentito il titolo di un vecchio film, Lassù qualcuno mi ama. È come se veramente aveste la sensazione che lassù qualcuno vi ama, che qualcuno vi pensa, che in fondo siete protetti. E che le cose poi non sono terribili, ma anzi, c'è un motivo, no? C'è quasi come se ci fosse un'architettura divina veramente dietro le quinte che lavorasse in vostro favore. Guardando questo dado mi è venuta in mente la frase non può nevicare per sempre. Questa carta già mi dà un senso un po' di solitudine in questo momento. C'è questo personaggio che guarda il mare, che aspetta che queste navi, che arrivino delle navi, e c'è questa neve che rende questa immagine forse più drammatica, no? Rende l'attesa più lunga. E anche qui ho la sensazione che non può nevicare per sempre. Qui abbiamo il regalo, è come se veramente arrivasse un qualcosa. Che scongela questa neve.
La maschera così capovolta sul re di denari mi fa pensare proprio che qualcuno si svelerà, che qualcuno si svelerà e questo qualcuno si svelerà e si rivelerà una persona amica per voi. Si rivelerà come una persona affidabile, si rivelerà come una persona che vi ha pensato in diverse occasioni, si rivelerà come una persona che vi ha tenuto in considerazione. Una persona su cui potete fare affidamento. È come se fosse l'inizio di una nuova amicizia. L'inizio di un nuovo rapporto sicuro e affidabile. Quindi non solo arriverà un regalo, non solo arriverà una sorpresa che vi alleggerirà, che vi toglierà un peso, ma è come se vi riconciliaste con un aspetto del vostro passato ed è come se voi recuperaste un re di denari, una nuova figura nella vostra vita, una persona su cui fare affidamento, una persona su cui contare, una persona che vi ha tenuto in considerazione per tanto tempo, soprattutto se non si dovesse trattare di un personaggio istituzionale, se non si dovesse trattare di un personaggio che ha una modalità, che ha come dire, un ruolo legale nella vostra vita. Quindi è come se recuperaste un pezzo del vostro passato. Quello che è bello di questo messaggio è che di fondo lascerete andare totalmente un po' di quella freddezza, un po' di quell'eccessiva cautela che è proprio della regina di spade, perché ritornerete a essere fiduciosi alla vita. Spero che questo messaggio vi sia d'aiuto. Io chiaramente vi auguro uno splendido Natale. Noi ci vediamo prestissimo con altre letture. Buon proseguimento. Buon Natale, voi che avete scelto la terza lettura, che avete scelto il pupazzo di neve. Andiamo a vedere il vostro regalo di Natale. Andiamo a vedere qual è il messaggio per voi. Mi raccomando, rimanete aperti perché potrebbe arrivare qualsiasi cosa. Chiaramente si tratta di messaggi positivi. Andremo prima ad utilizzare i tarocchi e poi vedremo quello che c'è nel vostro sacchetto. Allora, qual è il vostro regalo di Natale? Cosa avete bisogno di sapere? Allora, qui abbiamo una torre e abbiamo gli amanti. Beh, direi che è un inizio potente. E il due di coppe. E qui abbiamo un 7 di denari. E qui abbiamo. Mi viene in mente la canzone Love is in the con questi amanti, il 2 di coppe. Sembra proprio il film d'amore natalizio. Vediamo. Oggi mi vengono i film. 2 di denari. E le ultime due. Allora, 8 di denari e 4 di denari. Allora, dopo la torre abbiamo gli amanti. Interessante perché la torre è una carta di spaccatura, è una carta di rottura, è una carta di scioccante. Sì, è l'equivalente certamente di un crollo di una torre, ma anche di un terremoto. È come se ci fosse un terremoto emotivo, ma in positivo. È come se il regalo per voi fosse un po' scioccante. Qui c'è un incontro scioccante con qualcuno. Gli amanti e il due di coppe. Un qualcosa su cui avete lavorato tanto e che sembrava andato perduto, improvvisamente, per motivi direi quasi incomprensibili, in una modalità totalmente inaspettata, è come se questo qualcosa ritornasse a funzionare. 8 di denari, 4 di denari. Qua mi dicono non tutto è andato perduto.
Quindi un incontro inaspettato con qualcuno vi riporta della speranza, vi riporta dell'amore nella vostra vita. Mi diverte che sotto queste carte così emotive, queste carte d'amore, queste carte anche direi sconvolgenti con la torre, sotto abbiamo tutte carte di denari. Come se, qui sembrano tutti dei folletti, sono degli elfi, è come se gli elfi lavorassero dietro le quinte per fare avvenire questo incontro. La mia sensazione è un po' questa. È come se improvvisamente incontraste un qualcuno che non vedevate da tempo o un qualcuno da cui vi eravate allontanati e questo incontro improvvisamente vi porta su un nuovo terreno. Andiamo a vedere quello che hanno da dirci qua. Gli strumenti che abbiamo in questo sacchetto. Allora, qui abbiamo due dadi. Allora, abbiamo il 6 di cuori e il pupazzo di neve. Mi fa ridere perché avete scelto il pupazzo di neve e vi è uscito il pupazzo di neve. E io i dadi li avevo scelti in modo assolutamente così intuitivo, casuale. Allora, qui abbiamo la pietra, abbiamo il pentacolo, abbiamo qui la principessa o la damigella e qui abbiamo l'orologio. Mi diverte questo orologio sopra il due di denari perché è come se incontraste un qualcuno in un posto preciso, in un'ora precisa, è come se veramente le cose accadessero in modo sincronico, perché devono accadere, perché qualcuno le ha architettate, perché qualcuno ha fatto in modo che accadessero in quel modo. E qui, guardando qui la damigella vestita da ballo, mi viene in mente Cenerentola. Quindi è come se ci fosse un incontro da Cenerentola. Però nel vostro caso scocca la mezzanotte e incontrate l'altra persona, non dovete tornare a casa a mezzanotte, un po' questa è la sensazione. Il pentacolo mi dice che questa situazione è protetta, è come se fosse decisa e protetta, è inevitabile. Mi diverte questa pietra sul due di coppe. Perché vi sento solidi in questo incontro, non ho la sensazione che vi possiate smarrire in questo incontro. E mi viene da pensare che questo incontro avrà un peso per il futuro. Il 6 di cuori sull'8 di denari mi dice che questo incontro è un qualcosa su cui si può lavorare, ci può essere un seguito, cioè non ho la sensazione che questo incontro sia fine a se stesso, ho la sensazione che ci sarà un seguito. È come se ci fosse la necessità di lavorare sui dettagli. 4 di denari, però questo incontro si può preservare nel tempo. Pupazzo di neve, e tra l'altro continuo a guardarlo e mi rendo conto che non ha il cappello, mentre qui ha il cappello. Non so perché ho notato questa cosa, il mio occhio continua ad andare lì, come se ci fosse la necessità di un cappello. È come se fosse un pupazzo di neve preservato, questa è la mia sensazione, è come se non si fosse sciolto, quindi un qualcosa che voi pensavate fosse andato perduto, in realtà è ancora lì, intatto. È come se mancasse soltanto il cappello, un qualcosa su cui si può lavorare, è come se mancassero i dettagli, un qualcosa su cui si può lavorare, ma la base è già lì. Quindi è un incontro su cui si può costruire, un incontro su cui si può aggiungere. Direi che questo è il vostro messaggio.
Il vostro regalo di Natale è un bellissimo incontro, un incontro un po' shock, ci dice la torre, che sconvolge un po' la vostra vita, ma è un incontro che ha del potenziale per il futuro, è un incontro su cui si può lavorare, su cui si può costruire. È un incontro assolutamente romantico, direi divinamente orchestrato, ed è un qualcosa che vi renderà molto felici. Spero che questo messaggio vi faccia piacere, io chiaramente vi auguro tutto il meglio per questo Natale e noi ci vediamo prestissimo. Buon proseguimento!